Era salito sul tetto di un capannone per installare alcuni pannelli termici quando è scivolato cadendo nel vuoto da un'altezza di quasi 10 metri. Per un 43enne albanese non c'è stato nulla da fare. L'uomo, senza caschetto e con l'imbragatura sganciata, è morto sul colpo poco prima delle 8 di questa mattina a Carpenedolo, in provincia di Brescia, all'interno dell'azienda Ghirardi, specializzata nella produzione di manufatti in marmo. Un'altra morte si aggiunge alla tragica lista delle vittime sui luoghi di lavoro nel nostro paese. Duri sindacati che invitano alla mobilitazione. Fuori non abbiamo visto né cartello né nulla. E che il lavoratore lì è caduto dall'alto e c'è stata un'omertà tale che noi non siamo riusciti neanche a interloquire con chi li faceva lavorare. Dobbiamo fermarsi e scioperare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desenzano. Al momento dell'incidente erano presenti anche alcuni colleghi dell'uomo che lavorava per la ditta esterna Mocam. Nel 2023 sono stati 1041 i morti sul lavoro, quasi 3 al giorno, soprattutto nel settore dell'edilizia. Nel solo gennaio di quest'anno, fa sapere l'INAIL, già 45 operai hanno perso la vita, cui vanno aggiunti gli incidenti mortali avvenuti negli ultimi 2 mesi. Il più grave il 16 febbraio scorso a Firenze, nel cantiere per la costruzione di un supermercato in cui 5 operai sono rimasti uccisi dal crollo di una trave.